Ma non possiamo vivere queste feste perché le vivono tutti quanti e veniamo, tra virgolette, travolti dalla folla. E siccome lo fanno tutti, lo facciamo anche noi. Perché qui ne vale la nostra salute spirituale. Non vi impressionate di quello che vi dico, fratelli. Ma il calo tremendo delle benedizioni nelle chiese è dovuto all'entrata di cose che prima i fratelli santi rifiutavano. Oggi, in mezzo a noi, in generale parlo della Chiesa in generale, in mezzo a noi si è arrivata con una grande facilità ad ammettere tutto. Siamo diventati tutti dei grandi giustificatori. Ma sì, va bene, ma figurati, non ci preoccupiamo più di nulla. Sembra che non conti tanto il motivo per il quale ci raduniamo, quanto il radunarsi stesso. L'importante è che siamo insieme, ma il motivo qual è? Se non quello di onorare la presenza di Dio. Qual è il motivo se non quello di andare nella presenza di Dio? Quando vengono a mancare queste cose, vuol dire che ci siamo creati delle cisterne dove riponiamo la benedizione che riceviamo da Dio, ma sono cisterne screpolate. E queste screpolature, questi buchi nelle cisterne, potrebbero essere cose che sono entrate nella nostra vita, che hanno consumato il contenitore dell'anima nostra, senza che ce ne siamo resi conto, senza che lo decidessimo magari, per magari superficialità, magari per mancanza di forza, magari anche perché la penso così. L'Apostolo Paolo dice che lui ogni suo pensiero lo ha reso schiavo a Cristo, lo ha reso servo di Cristo, ogni suo pensiero, che noi siamo fatti di pensieri, siamo fatti di desideri, ma non perché abbiamo dei pensieri, dei desideri, delle visioni, vuol dire che dobbiamo attuarle se non sono in regola con la volontà di Dio, con la scrittura. Se vogliamo vedere ancora la gloria di Dio, dobbiamo prendere posizione, fratelli, con noi stessi innanzitutto e poi con la scrittura. E dobbiamo chiedere al Signore di aiutarci, perché il tempo che viviamo è un tempo necessario per chiedere a Dio un aiuto, per farci fare la sua volontà. E perché no? Impariamo a chiedere ancora perdono al Signore dei nostri peccati. Impariamo a chiedere perdono tra di noi. Impariamo ad abbattere questi muri che ci dividono e in qualche modo ci isolano, creando anche tra virgolette, una falsa comunione. Noi vogliamo la comunione del cielo, le cose che vengono dal cielo. Noi vogliamo il Salmo 133 che non sia una lettura, ma sia un'esperienza. Quanto è bello, quanto è buono che i fratelli dimorano insieme. Perché? Non è bello perché si incontrano, non è bello perché chiacchierano, non è bello perché si danno appuntamento, non è bello perché ogni tanto possono fare la chiacchierata per loro contro Tizio, contro Caio. È bello perché quando si radunano insieme, scende dal cielo la benedizione, si manifesta la vita eterna in mezzo a loro. Ed è questo che noi dobbiamo cercare. È questo che ci fa differenti dalle religioni, è questo che ci fa differenti dalle riunioni, è questo che ci fa differenti dalle riunioni che possono fare le associazioni. Dio che si manifesta in mezzo al suo popolo.